La lebbra, malattia infettiva e cronica, colpisce in modo grave pelle, nervi, distrugge tessuti e muscoli senza tregua, aggredisce il volto, sfigura il viso con impressionanti cicatrici, fa cadere a pezzi il corpo. La lebbra, tortura lenta e spietata. Ai tempi di Gesù, il lebbroso era considerato l'impuro. È colpa sua se è malato, ha fatto qualcosa e merita di essere allontanato, isolato, rifiutato. E 10 lebbrosi vanno incontro a Gesù, 10 come la totalità, 10 come tutti gli uomini, 10 perché tutti siamo ammalati di peccato, tutti siamo peccatori. Il lebbroso rappresenta colui che vive nel peccato e a causa del suo peccato ferisce le amicizie, sporca le relazioni. La guarigione di tutti i lebbrosi indica che Cristo ha il potere di guarire tutti i nostri peccati. Gesù perdona tutti. Tutti coloro che vanno a Lui, tutti coloro che gli chiedono perdono. Il fatto che sia tornato a ringraziare solo un lebbroso su 10 significa che tutti noi possiamo fare esperienza di perdono, ma pochi vogliono fare esperienza di misericordia. La misericordia non è solo il perdono. La misericordia è sì ricevere il perdono di Cristo, ma è anche lo stare in amicizia con Cristo. L'amicizia con Cristo si realizza evitando i peccati, dialogando con Lui di più con la preghiera, amando come Lui desidera. Gli altri 9 sono stati guariti, ma sono tornati al villaggio, cioè sono tornati a fare le stesse cose di prima, le stesse abitudini, senza alcun tipo di cambiamento. Il pentimento deve essere sempre seguito dal proposito, cioè di non commettere più il peccato e imitare il Signore nel comandamento dell'amore. Ringraziare Gesù vuol dire imparare ad essere misericordiosi, perché Lui è misericordia.